Hai capito, nonna? Hai imparato a usare il cellulare anche per mandarmi messaggi. Ora le insegno come inviare l'emoticon. Emoticon del fiore, emoticon del sorriso, emoticon del sole, dell'arcobaleno. No, vabbè, anche l'emoticon sa utilizzare. Prova, prova, prova. Sto facendo una gara con tuo nonno. Ho scommesso di mandargli un messaggio vocale prima che impari lui. È negato, secondo me non ci riesce. Tu invece mi senti? Sei perfetta, nonna. Oggi è davvero semplice imparare la tecnologia. È proprio alla portata di tutti, davvero una grandissima opportunità. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno, Rossi. Buongiorno, buongiorno. Beh, bellissimo il video di Elena, grazie, grazie infinite. Soprattutto perché ci introduce al tema di oggi, il progresso, la tecnologia, no? È bellissima la citazione dei nonni che in qualche modo appunto avanzano, no? Nella scoperta di questa, delle tecnologie, dei social, dei cellulari. Vogliamo riflettere insieme su che cosa significa progresso. E dobbiamo farlo un po', come dire, andando a ritroso. Voi siete un po' esperti, appartenenti al liceo classico, di come intendevano i greci, no, il tempo. E se dovessimo trovare un autore che ci aiuta in qualche modo a descrivere il significato e il senso del tempo, lo troviamo in Esiodo, quindi un poeta, della, come dire, del rappresentante della classicità, che ci spiega effettivamente il significato di un tempo mitico, no? Quindi l'origine del tempo è in qualche modo definito in modo perfetto. E i greci cosa dicevano riguardo a questo? Bene, l'unico modo per andare avanti in realtà è guardare indietro, cioè guardare la perfezione di quello che c'era una volta, di quello che veniva raccontato attraverso i miti, attraverso le tradizioni, no? In qualche modo. Non vedevano l'andare avanti in modo positivo, lo vedevano in modo negativo. Bisognava fare riferimento ad un'età, diciamo, aurea, cioè, come dire, il passato era miticizzato. E infatti, in un'opera, Le opere e i giorni di Esiodo, dice: gli dei immortali fecero una stirpe aurea di uomini mortali che vissero al tempo di Crono. Essi vivevano come numi, senza dolori, senza fatiche, senza pene. Non gravava su di loro la vecchiaia, avevano ogni sorta di bene. È in qualche modo, come dire, mitizzare il tempo passato, dire che effettivamente così era perfetto e andare avanti in qualche modo è decadenza. No? Quindi tradire in qualche modo la perfezione del tempo passato. Ma la domanda è, per voi oggi, che cosa significa questo? Cosa significa progresso? Che visione avete del tempo? Allora, io credo che soprattutto nei tempi moderni si tende a far coincidere il progresso nel tempo con una continua evoluzione, no? Si cerca sempre di progredire sempre più velocemente e continuamente. Non so però quanto questo sia positivo, perché non viene dato il tempo di elaborare i cambiamenti che vengono fatti uno dietro l'altro. Quindi c'è questa continua ricerca di nuovo, si dice il nuovo è sempre meglio, no? Però non è magari sempre così. Magari a volte si fa il passo più grande della gamba e non si è pronti per il passo che si sta per fare. Quindi ne abbiamo visto, diciamo che c'è stato un ribaltamento, credo, rispetto proprio all'antichità, in quanto per gli antichi, per esempio nel Medioevo, la ripresa dei classici diventa fondamentale per i nuovi movimenti che si vanno a sviluppare. Adesso invece no, adesso si va sempre avanti, si cerca sempre nuovo, in meno tempo possibile. Però magari allentare un attimo la presa potrebbe dare il tempo non solo di respirare, ma di abituarsi. Ma quello che ci diceva Francesco è fondamentale perché in qualche modo ci mette a rapporto tra il significato del tempo nell'epoca classica e in qualche modo la concezione moderna. Ma noi oggi, no, ancora manteniamo un retaggio, no, con la classicità. La citazione, come dire, di comunissima. Ma si stava meglio ieri.
ieri, come dire, il passato era molto meglio di oggi. Che in qualche modo voi, soprattutto giovani, sentite spesso, no, dai nonni che accusano il progresso, accusano questo avanzare veloce, rapido, no? E dicono, ragazzi, però prima era tutt'altra cosa. Come vi rapportate con questo? Che significato date? Come lo vivete voi, che siete in qualche modo eredi di una certa visione del tempo? L'avete studiata, la studiate, l'approfondite? E in qualche modo invece tutto quello che è il significato di un avanzare, di un progredire, di in qualche modo essere fiduciosi nel nuovo e nel cambiamento. Io credo ci sia una Elena. concezione del tempo anche in questo caso, cioè soggettiva, cioè nel momento in cui qualcuno mi viene a dire si stava meglio ieri, ci sarà sempre qualcun altro che mi dirà speriamo si starà meglio domani. Io credo che l'oggi possa essere il domani come poteva essere lo ieri, quindi nel senso un progresso che non... Un ciclo infinito che non si ferma mai. Quindi credo sia importantissimo andare avanti, però anche riflettere affinché ciò che è successo nel passato possa non risuccedere nel futuro. Quindi è un progresso che però, cioè, credo molto nel progresso, soprattutto quando c'è una riflessione dietro, perché sicuramente andare a rincorrere il futuro è sbagliato. Ognuno deve avere i propri tempi, soprattutto per non far riaccadere ciò che è successo nel passato. Non so se sono stata chiara. Mamma mia, sì, assolutamente, direi molto saggia soprattutto, direi un po' come dire, rappresenti, racconti, Elena, con la tua riflessione, una visione del tempo molto matura, perché di fatto sottolinea l'importanza di guardare al passato, come giustamente dicono gli antichi, ma di non tradire la fiducia dell'andare avanti, no? Quindi uscire dalla dimensione di questo circolo, no? Circolare, rincorrere l'età dell'oro e invece avanzare, guardando comunque al passato fiduciosi, perché siamo consapevoli delle nostre esperienze e, come dire, attraversare il tempo che dobbiamo vivere adesso, quindi muoverci più su una, come dire, visione del tempo lineare. Allora, come ha detto Elena, diciamo è una cosa molto soggettiva, perché parlando soprattutto in maniera personale, diciamo, non abbiamo vissuto altre epoche, tra virgolette, per poter confermare che i differenti stili di vita. E, però riconosco, cioè, con il progresso si associa l'evoluzione, che è alla base dell'essere umano proprio. Quindi io, cioè, dobbiamo vederla in chiave positiva, quindi come un aumento di capacità e che portano anche a una vita migliore, anche se qualche volta un po' più complessa e con più difficoltà. Asia, infatti, con questo tuo intervento mi viene da chiedervi, ma ragazzi, ma quante scoperte, no, ci sono state grazie al progresso? Se pensi, ricordiamo appunto la storia, no? Tutte le evoluzioni, la rivoluzione agraria, la rivoluzione industriale, no? Che hanno portato ad un bene, la scoperta di, come dire, farmaci, no? La medicina, no? È stata effettivamente uno degli effetti di questo progresso e di un miglioramento della qualità, no? Quindi possiamo dire che tutto questo ha un'accezione assolutamente positiva e quindi bilancia, no? Sempre questo rapporto col passato. Quali altre scoperte vi vengono in mente che hanno cambiato in qualche modo la condizione degli esseri umani? Boh, prof, banalmente anche la scoperta dell'America. Dici niente, mica banale. I viaggi dell'epoca moderna che hanno promesso la scoperta di nuovi continenti, nuove culture e hanno permesso di ripensare completamente, no? La propria condizione, hanno rimesso in qualche modo in gioco la stessa condizione dell'uomo, no? A un certo punto hanno cominciato a rendersi conto che non sapevano più chi erano, proprio per le nuove scoperte dei nuovi paesi, i nuovi cibi. E questo ha in qualche modo veramente rivoluzionato, è stata una delle scoperte più rivoluzionarie. Ottimo! Quali altre scoperte, come dire, anche più vicine a noi, per, come dire, avanzare nei tempi contemporanei, vi vengono in mente?
Non lo so, prof. Scoperte importanti contemporanee. Ma se ti dico ad esempio come l'uomo ha, come dire, scoperto, cioè è riuscito ad esempio a volare, e da volare è riuscito ad arrivare dove? Sulla Luna, È beh, sulla Luna, 66, 69, sì. esatto, cambiando completamente la prospettiva, cioè tenendo conto di quella scoperta delle Americhe che gli ha permesso di rivedere se stesso. La crisi della modernità sta qui, eh? Cioè, cambio, scopro qualcosa di nuovo e rimetto in gioco, così allo stesso livello possiamo dire come portata epocale è stato il fatto di arrivare sulla Luna. Ma ad esempio vi cito un film che è, come dire, molto conosciuto, candidato agli Oscar, Oppenheimer di Christopher Nolan. Chi di voi l'ha visto? Tante mani alzate, quindi lascio a voi la parola. Chi mi fa la sinossi del film? Allora, vai, ci troviamo in America, in Seconda Guerra Mondiale, e c'è la scoperta, c'è tutto il progresso tra l'invenzione, la manifattura e poi il lancio di questa bomba atomica che definì un'epoca importantissima perché per la prima volta fu creato effettivamente qualcosa con un potere enorme e ha cambiato la faccia della storia perché da quel momento ci siamo resi conto che c'era un qualcosa di abbastanza potente per distruggerci tutti. Esatto, allora in qualche modo da quello che, insomma, aiutandoti, no? Sulla sintesi, i scienziati scoprono, come dire, come mettere in atto la bomba atomica che serviva, diciamo, a sconfiggere la guerra. Quindi viene fatta una scoperta, no? Fondamentale per in qualche modo decretare la vittoria, quindi a fin di bene, no? Una volta che viene lanciata la bomba atomica, però, quegli stessi scienziati che erano così esaltati, no? Di questa scoperta rivoluzionaria, no? Si sono resi conto che probabilmente forse non era così rivoluzionaria. E quindi apre un dibattito etico, è un dilemma di fatto. È in qualche modo, ragazzi, la sfida del progresso. Cioè delle invenzioni che hanno degli effetti dirompenti, ma nello stesso tempo li potremmo anche definire ambivalenti, cioè ci pongono il problema, ma andare avanti, scoprire, no? Delle invenzioni così rivoluzionarie, ma è sempre, come dire, con quale criterio lo dobbiamo fare, con quale criterio le dobbiamo adattare? Cioè, la cosa importante secondo me è che non era effettivamente un qualcosa che avrebbe decretato la fine, ma bensì l'inizio di un'epoca storica abbastanza importante per noi. E beh, insomma, avrebbe poi lanciato la questione della guerra fredda, che insomma, di cui ancora oggi in qualche modo siamo, come dire, reduci, non è che è terminata, ancora si vivono, no? Il controllo esattamente delle tecnologie, no? Che cosa comporta storicamente, politicamente e incidente. A proposito di tutto questo, c'è un filosofo spagnolo che ha riflettuto tantissimo sul significato esattamente del progresso, no? E dell'impatto che ha sulla vita sociale. Parliamo di Ortega y Gasset, che era sociologo filosofo spagnolo, il quale dice che quanto maggiore è il progresso, maggiore è il pericolo. E lui interpreta questa visione dovuta al fatto che la gente, rispetto alle tecnologie, non poneva una riflessione. La massa, in qualche modo, si omologava e diceva: tutto ciò che costruiamo, tutto ciò che inventiamo, è normale che ci sia, è bene che ci sia. In certo qual modo, Ortega diceva quello che diceva Francesco, no? È necessario avere, come dire, un rapporto critico, essere critici con quello che ci sta accadendo, quello che sta succedendo, non lasciare che tutto questo, siccome, no, devi andare avanti, e allora è bene. E a questo proposito, volevo in qualche modo chiedere quali sono i pericoli, secondo voi, del progresso moderno?
Però anche ad esempio adesso esistono le casse manuali, diciamo, quelle che sei tu che a passare i prodotti per Sì? pagare da solo. Quindi magari Sì. un progresso in negativo potrebbe essere il fatto che alcuni lavori, ad esempio il cassiere, vengano sostituiti dalla tecnologia. Io volevo prendere come esempio, cioè proprio lo stesso telefono che ormai fa parte della vita di tutti i giorni, che da un lato è diventato indispensabile, infatti, cioè, un sacco di cose non potremmo fare non avendolo, però dall'altro riconosco che secondo alcuni addirittura arriva a fare, in termini un po' esagerati, il lavaggio del cervello, perché prendendo tipo i bambini. Ma prima magari uscivano molto di più, ora sì, entrano subito a contatto con questo mondo della tecnologia, dei telefoni, della televisione. Se vi dicessi le chat GPT, se vi dicessi l'intelligenza artificiale, che cosa vi viene in mente? È una riflessione ampia. E a questo proposito vorrei invitare Don Andrea Ciucci, il quale è stato nominato come segretario generale per la Fondazione Vaticana Renaissance per l'etica dell'intelligenza artificiale. E si sta occupando esattamente di quelle che sono le implicazioni che l'intelligenza artificiale ha nella vita delle persone, nella vita della gente. Don Andrea è con noi. Buongiorno. Buongiorno professoressa e buongiorno a tutti voi ragazzi. Buongiorno. 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 Allora, Don Andrea, intelligenza artificiale è il tema, è un tema discusso tantissimo oggi nei telegiornali, anche a scuola si dibatte. Che cosa ci può raccontare riguardante quelle che sono effettivamente le riflessioni e l'importanza, no, di avere un'attenzione etica riguardo dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra vita? Voglio dire che abbiamo in mano una cosa potentissima e interessantissima con cui davvero possiamo e potremo fare qualcosa di veramente grande per noi, per questo pianeta che abitiamo. Io voglio parlare bene dell'intelligenza artificiale, perché è una incredibile opportunità, frutto della nostra intelligenza, frutto della nostra passione, della ricerca di tanti scienziati, di tanta gente. Cioè, abbiamo davvero in mano qualcosa di incredibilmente grande e significativo. E questa sia una questione etica, perché ci pone una domanda. Già, ma adesso che abbiamo una cosa così potente, e che cosa vogliamo farci? La questione è questa. Già, ho uno strumento così potente per fare che cosa? Abbiamo un'occasione grande di rimettere a tema le priorità nostre, personali del pianeta. Direi che è interessantissimo e la sfida è alta. Quali domande avete per Don Andrea? Salve, volevo chiederle, come si può, stabilire un'etica delle moderne tecnologie? L'etica non è delle tecnologie, l'etica è delle persone che le usano e delle persone che le costruiscono, perché una cosa clamorosamente falsa che vi raccontano è questa. Noi abbiamo uno strumento che possiamo decidere di usare o bene o male. E qui la domanda etica è alla fine, no? Abbiamo questa roba bellissima, come la decidiamo di usarla? Questa è solo metà, perché in realtà le tecnologie non sono neutre. Ma ogni tecnologia, come frutto, ogni frutto di qualunque cosa dell'umanità, porta con sé una tradizione culturale, un modo di pensare, un'idea di uomo, un'idea di società, è costruita con delle logiche, con delle dinamiche e queste non sono mai neutre. Portano con loro cose buone, possono portare anche intenzionalità cattive. Quindi in realtà la questione etica non è come usiamo sta roba qua, ma è come la costruiamo, anzi prima come la progettiamo, come la costruiamo, come la realizziamo e poi anche come la usiamo. Ma vedete, la questione non è domanda, non è se abbiamo una macchina buona o una macchina cattiva, ma cosa ci facciamo noi uomini, come le facciamo e cosa ci facciamo. È tutta la nostra parte. Volevo chiedere come rientra un po' il mondo della fede con il mondo dell'intelligenza artificiale. Diciamo che la fede non mi dà molta, non mi fa pensare molto a un qualcosa che
troppo malleabile, diciamo, che ha dei fondamenti ben saldi e che non ha tante interpretazioni. Quindi anche quando prima parlava del modo in cui possiamo usare l'intelligenza artificiale, mi chiedevo come questi due mondi, che sono secondo me ben diversi, però sono aperti a cambiare opinione, potessero unirsi anche a creare un lavoro, un qualcosa. Cioè, qual è il rapporto, qual è la relazione? Scusa. Ma è vero, io faccio il prete da 32 anni e mi occupo e lavoro e passo la mia vita a lavorare con scienziati di tutto il mondo ai massimi livelli, ma lo faccio per un motivo molto semplice, che è l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo è Dio che si prende carico e cura della vita delle persone, punto. E ci invita ad annunciare questa roba qua. E allora il problema non è che io non sono un ingegnere. Capisco, non sono capace di scrivere una riga di codice, ma pongo agli ingegneri a chi scrive codice dicendo: oh, ragazzi, attenzione, ma questa cosa qui come la possiamo realizzare? Come la possiamo utilizzare affinché dentro questa cosa custodiamo le persone e custodiamo il legame sociale e custodiamo il pianeta che abitiamo? E se proprio dobbiamo aggiungerla tutta, e come custodiamo soprattutto chi è più piccolo, più povero, più debole, più affaticato? Ecco il ruolo. E in questo senso io credo che l'esperienza cristiana ti fa abitare qualunque mondo e qualunque realtà, perché tu hai a cuore l'uomo. Buongiorno intanto. Io volevo Buongiorno. chiederle, ma secondo lei come si può applicare l'intelligenza artificiale, diciamo, per fare del bene, se così si può dire, per una prospettiva di un futuro migliore, ecco? Rispondiamo alla domanda in maniera precisa: come possiamo già ora utilizzare? Per esempio, i grandi campi di applicazione dell'intelligenza artificiale sono, per esempio, in campo sanitario. Noi oggi abbiamo dei sistemi di intelligenza artificiale che permettono una diagnostica 100.000 volte più efficace e veloce di quello che può fare un ottimo medico o un ottimo laboratorio. E lo puoi fare anche a distanza, perché capisci che se tu fino ad oggi avevi bisogno di un medico in presenza, capisci che in Uganda diventava un po' più, in qualche paese africano diventava più complicato. Adesso, per esempio, possiamo farlo a distanza. Penso, per esempio, a una cosa che uno non immagina, perché noi abbiamo in mente la nostra agricoltura occidentale, ma in altri paesi dove la cultura è molto più, per esempio, legata alle donne e a dei villaggi rurali, il fatto che queste persone possano avere in uno smartphone semplicissimo, nulla a che vedere con quello che abbiamo in tasca noi, ma un sistema che gli permetta di conoscere previsioni del tempo e andamento di mercato, implica e offre un'opportunità incredibile di sviluppo per queste donne. Certo, dobbiamo starci attenti, questa cosa non è a gratis, non è mai a gratis. Donatella, proprio riguardo a questo, la questione della privacy, cioè il fatto di disporre di sistemi di intelligenza artificiale che vuol dire in qualche modo elaborare dati, no? La questione è che in qualche modo si muove ritorno alla questione, al rapporto etico, no? Chi controlla questi dati? Cioè, in qualche modo a disposizione permettono e facilitano la vita, è vero. Assolutamente, tutti gli esempi che ci ha fornito in qualche modo ci mostrano, no, la positività, l'utilizzo, no, rivoluzionario dell'intelligenza artificiale, ma di fatto ci deve essere comunque qualcuno che, a cui fanno riferimento, ci deve essere un controllo. Chi sono? E qui la questione etica come si pone? Lei, professoressa, tocca un tema questo importante, perché in questo momento i dati sono in possesso di 5, 6, 7, 10 grandi company private mondiali. Punto. E questa cosa qualche pensiero dovrebbe farcelo fare. Siamo sicuri che vogliamo che la quasi totalità del mondo raccontabile, perché ormai stiamo parlando di questo, sia in mano di 5, 6, 7, 8, 10 soggetti privati? Quale controllo pubblico? Dall'altra parte, però, attenzione, in realtà i nostri dati sono in mano nostra. Tutte le volte che visitate un sito e vi appare una schermata circa la gestione dei cookie, come Esatto. diciamo? Che cosa diciamo? Accetto o non accetto? Questa cosa, attenzione, che succede soltanto in Europa, perché solo l'Europa ha avuto una riforma legislativa che regolava questa cosa, altre parti non c'è. Se ci pensate, è una grande rottura di scatole, perché uno tutte le volte deve stare lì. Ma nel frattempo
è un grande rispetto ed esercizio di libertà. Ti viene detto, ma sei sicuro di voler regalare tutti i tuoi dati a un soggetto terzo? E quando lo Quindi facciamo troppo velocemente, attenzione, cioè in realtà noi abbiamo qualche cosa, abbiamo degli strumenti in più di quello che possiamo immaginare. okay. Cioè nel senso che si può dire che grazie cioè alla riflessione, no? Riguardante l'impatto etico dell'intelligenza artificiale, conquistiamo degli spazi di tutela della libertà della persona. Cioè, di fatto è la riflessione stessa che ci ha portato in questo caso, no? A dire ebbene che la responsabilità dell'individuo venga tutelata. E questo è il lavoro che abbiamo fatto, prima ricordavate tante scoperte del passato, è una cosa che è sempre stata fatta. Il problema non è dire io sono a favore o contro il progresso, ma come abitiamo questo e come ci giochiamo dentro questo continuo conoscere e abitare un mondo che si allarga progressivamente. In qualche modo, se dovessimo concludere, no? Su tutte le grandiosità dell'essere umano, su tutto quello che l'uomo in qualche modo ha fatto di straordinario, però pone sempre la riflessione sul andare avanti e però tenere conto che in sé l'uomo ha una capacità di agire anche verso il male. Nonostante tutto il bene proposto e di cui è capace, riflette anche sul suo, in qualche modo, limite strutturale. Mi permette, da questo punto di È vista, no? Noi vero, cristiani lo chiamiamo peccato, cioè chiamiamo nel peccato senso originale. che abbiamo, esatto, una condizione che ci porta in qualche modo a dire che il bene è un qualcosa che va usato in modo, come dire, è vissuto in modo, come dire, in cui l'essere umano è presente a se stesso. No? Perché se si dimentica in qualche modo esaltato da questo bene e dimentica invece la propria condizione, la propria, diciamo, creaturalità, cioè il proprio limite, è possibile che questo bene così esaltato e visto lo può trasformare in qualcosa che chiamiamo appunto male. Cioè, in qualche modo l'essere umano si deve assumere le sue responsabilità perché deve tenere conto di se stesso. E tenere conto di chi è, in qualche modo. È vero, noi dobbiamo avere a che fare con questa cosa. C'è un'opacità del male che attraversa la nostra storia personale, e la nostra storia sociale e di comunità. È vero, su questo dobbiamo fare i conti. E però attenzione, questa cosa mi fa dire due cose: che se noi possiamo abitare il presente e immaginare il futuro, che è la cosa che ci aiuta a fare le tradizioni non vanno rifatte. Non vanno custodite, vanno utilizzate per immaginare un futuro che sarà diverso, ma che grazie proprio anche al passato, alla tradizione che abbiamo. Beh, se c'è in questo modo, io penso a due cose che ci possono aiutare a vivere bene questo futuro, questo presente e immaginare il futuro, sono due parole: misericordia e audacia. La misericordia perché è vero, questa opacità del male che ci abita e che però non è la parola definitiva. L'esperienza cristiana è una parola che dice che la parola definitiva è una parola di perdono e di salvezza. No? Ed è il motivo per cui noi non reggiamo la pena di morte, mai reggiamo la pena di morte, perché vuol dire che non c'è possibilità. Non è vero, non è vero. E poi l'altra parola è audacia. Noi abitiamo questo futuro. E l'audacia, ricordatela a vostra nonna. Perché vostra nonna nel 1968 aveva 18 anni, forse era su qualche barricata e certamente portava la minigonna. Don Andrea, grazie, grazie infinite. E con questo ci salutiamo. Ringrazio veramente per il suo intervento. Grazie ragazzi Grazie e ci a vediamo alla tutti voi prossima. Buona dell'ascolto. giornata. Arrivederci. 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 Arrivederci.